d'oro sai, sai vecchi che tesoro. Se la merda fosse oro sai, vecchi che tesoro. Dimissioni! 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 Gli insegnanti della scuola statale, sostenuti dai sindacati di base, hanno manifestato in molte città d'Italia, sotto le sedi del Partito Democratico, per denunziare i principali responsabili di un disegno di legge che, trasformando i presidi in manager e consentendo l'ingresso dei capitali privati, smantella di fatto la scuola pubblica così come l'abbiamo conosciuta dal dopoguerra ad oggi. Tu sei un lavoratore precario, da quanti anni? Ormai compio il 16° compleanno, 16° in storia e filosofia, perché poi le differenze tra le cattedre sono molte, poi sono state le cosiddette riforme che poi sono sempre risolte in tagli, quindi ore di meno, ore di più, insomma è un caos. Io penso che non ci sia mai stato negli ultimi 15 anni nessuno competente nella scuola. Non si può semplicemente tagliare o operare dall'alto, questo non è giusto, non solo per noi ma per tutto il popolo italiano. Il sottosegretario all'istruzione dice che 3 edifici su 4 sono gravemente lesionati, servirebbero 12 miliardi per mettere in sicurezza gli edifici pubblici, però ne sono stati stanziati solo 3,9. Sì, se pensiamo poi che la Gelmini già ne aveva succhiati 7, se non sbaglio, di miliardi, si capisce bene come le scuole cadono a pezzi. È l'assurdo e il paradosso che noi in queste settimane stiamo facendo delle assemblee, delle formazioni sulla 626, cioè sulla sicurezza e i successivi decreti che sono stati firmati, laddove invece ci crolla tutto addosso, e non è solamente metaforico vedendo quello che è successo di recente. Certo che noi siamo qui non solamente per le assunzioni, il concetto è, ripeto, più generale, poi è chiaro che ognuno di noi spera di rimanerci nella scuola, ma non pensiamo sia utile solamente battersi per le assunzioni, ma per la scuola pubblica, per quello che significa in un paese realmente democratico la scuola pubblica. E oggi siamo qui perché questa è la sede del partito che sta portando avanti questa devastazione. Noi, come Slay Compass per il sindacato di classe, riteniamo che lo sciopero del 24 nella scuola sia una giusta tappa verso la costruzione di uno sciopero che veda in campo tutte le categorie dei lavoratori. Con la riforma di Renzi e la buona scuola, il preside acquista poteri che non ha mai avuto nel passato. Lui rappresenta questo, la nuova figura del re preside? Sì, lui rappresenta la figura del re preside, del re sovrano, che avrà il potere di licenziare i precari a suo piacimento in base alle sue opinioni politiche, in base alle proprie opinioni religiose, in base anche semplicemente al fatto che un professore gli piace di più di un altro per l'aspetto fisico, o lo potrà discriminare per una qualsiasi ragione, per esempio perché partecipa ad uno sciopero. La riforma permetterà ai presidi di diventare dei veri e propri sovrani assoluti all'interno della scuola pubblica, ed è per questo che noi oggi abbiamo deciso di rappresentare anche fisicamente questa, con la metafora del sovrano assoluto medievale, che appunto privatizza la scuola e la rende un suo feudo. Con la scuola azienda, sai che succederà, sarà la fine della scuola di qualità, sarà la fine della scuola di qualità.